In una mattinata baciata da un cocente sole, la città della fortuna sabato scorso ha ottenuto per la 19ª volta la bandiera blu 2019, assegnata al comune di Fano dalla FEI Italia, Fondazione per l'Educazione Ambientale. Alla presenza del sindaco, delle autorità civili e militari cittadine, delle associazioni turistiche di categoria, dell'ufficio turismo e della Regione Marche, è stata issata, come da tradizione, la bandiera nel pennone dell'anfiteatro Rastatt a Sassonia e che sventolerà per tutta la stagione estiva. Riconoscimento alla qualità dei servizi che vengono erogati, all'attenzione che c'è all'ambiente, alla tutela dello stesso, ma a tutto quello che riguarda la sostenibilità. Fano in questi anni è cresciuta molto, ha migliorato molto i suoi servizi, ha migliorato la sua qualità delle acque, dell'aria, ma questo riconoscimento non è un punto d'arrivo, ma anzi è una tappa, perché noi vogliamo sempre continuare a migliorarci. Sappiamo benissimo che la competizione non è data soltanto dalla bellezza dei luoghi, ma è data anche dalla qualità dei servizi. La cerimonia è stata allietata anche dalle note della banda Città di Fano, che ha richiamato i diversi bagnanti lungo la spiaggia a festeggiare questo importante momento. Ma la bandiera blu sventolerà anche lungo il litorale fanese dai concessionari degli stabilimenti balneari posizionati lungo la costa di Sassonia. Questo importante vessillo azzurro è stato ottenuto grazie agli importanti investimenti fatti nella città dall'amministrazione comunale. Ulteriori lavori che prenderanno il via a fine della stagione estiva. Prossimo obiettivo, cercare di far ottenere la bandiera blu nelle spiagge del Lido, dell'Arzilla e Ponte Sasso già dal 2020. Abbiamo ottenuto risultati importanti per quello che riguarda ad esempio la qualità delle acque con gli scolmatori di Sassonia, gli interventi fatti ad esempio a Rio Crinaccio. Ma dopo l'estate partiranno i lavori della vasca di prima pioggia che migliorerà completamente la qualità delle acque e la foce dell'Arzilla. Proseguiremo anche col lavoro della tutela dell'erosione delle spiagge con nuove scogliere sia a Sassonia che nella parte sud del Metauro. Quindi un'attenzione che continua a crescere con investimenti importanti che vogliamo realizzare.